sono nella città vecchia in Via Duomo e mi sono imbattuto in una comitiva di turisti, provengono da Verona, dal Veneto, da Verona, Treviso, insomma dalla bellissima Verona, dal Veneto, e ho detto: ma cosa pensano di Taranto, in tutta sincerità? Diciamo che ha il suo fascino, però la trovo un po' troppo sporca. La troviamo anche noi di Taranto molto sporca. Altro non saprei cosa dire, perché comunque sono arrivata ieri e di conseguenza non ho... Sono arrivata 3 ore fa. Brava. Siamo arrivati a Taranto 3 ore fa, non è che possiamo... Però vedendo... No, bella. No, questo è invedibile. Però Taranto, una bellissima città. Soprattutto dove si pesta. No, no. Non rotto, pieno di margherite. Ah, ecco, di escrementi di cani. Ecco, sì, e non, diciamo così. Comunque abbiamo una settimana da guardarci la Puglia, guarderemo bene, ci guarderemo bene attorno. Un patrimonio, va a coltivarlo peccato bene. Però, perché c'è tanto degrado, ma è un patrimonio veramente inestimabile. Ma è quello che dico io. Io sono un consigliere comunale, quindi, e di opposizione, io dico siamo stati baciati dalla ricchezza, siamo una stati ricchezza. Baciati dalla natura, sì. Però, cioè, però non vedere, è coltivata bene, cioè, vedere queste, degrado, queste bellezze poi così maltrattate fa male innanzitutto a noi tarantini. È vero, sì. Ribellatevi, fate la rivolta. È un po' difficile. Poi lei viene da Treviso, da Verona. Siamo tutti in Verona. Verona è un patrimonio da restaurare, per favore restauratelo. Facciamo un appello al sindaco? Sindaco. Signor sindaco, restauri il vostro paese. Io sono consigliere d'opposizione. Ah, ho capito. Gli occhi questo signore. Questo signore sta chiuso a Palazzo di Città, non si muove. Immaginiamo. Un sindaco che dorme. Noi a Verona non abbiamo queste cose, ma scherziamo, ma neanche nei paesi limitrofi. Purtroppo io lo dico, queste sono condizioni, lo dico con dolore da terzo mondo. No, ma scusi, lo dico con dolore. Non è neanche piacere vedere questa cosa qua. Basta. Noi facciamo la differenziata, non so da quanti anni. Mi dispiace. Beh, avete dei palazzi meravigliosi, ma l'incuria che è non è accettabile. Mi dispiace. Grazie, buona vacanza.